tutti, oggi realizzeremo insieme dei biscotti alle nocciole, cacao e nocciole. Allora, cosa facciamo? Versiamo tutto lo zucchero dentro il boccale, quindi polverizziamo 10 secondi a velocità 10. Unite il resto degli ingredienti. Burro, farina, cacao, l'uovo, pizzico di sale e io utilizzerò l'essenza, non so se potete notare, questa qua alle nocciole, ma è facoltativo, potete utilizzare anche la vanillina, qualche goccia. Lavorate il tutto a velocità 5, fino a quando risulta bella compatta. 25 secondi alla fine. Compattate con le mani e lasciate riposare in frigo per un'ora. Trascorso il tempo di riposo, stendiamo la pasta frolla con l'aiuto di un mattarello nel piano da lavoro spolverizzato di farina. Prendiamo un tagliapasta, io utilizzo questo, e create i vostri biscotti. Così. In alcuni facciamo questa operazione a 100. In alcuni fate questa operazione. Create un buco al centro. Così. Trasferite nel forno caldo statico a 180 gradi per 15 minuti. Trascorso il tempo di riposo, dovranno essere belli freddi e farcite con la spalmabile alla nocciola. Quindi prendiamo un cucchiaino, spalmate molto bene la crema, così. Ah, scusate, li trovate così i biscotti perché poi all'ultimo momento ho deciso di spennellare un goccino d'acqua e mettere la granella di nocciole per dare un effetto comunque più particolare.